Ciao amici miei. Ok, andiamo a giocare un po' con la nostra Xbox Series X e il mitico Pass. Arrivo, Devo sempre, sempre Marco Drums controllare. Devo sempre, sempre controllare se funziona tutto. Allora, oggi ragazzi dobbiamo andare avanti a Sifu. Voglio provare sto Secret Neighbor. Voglio provare un po' di cosette. Allora, vediamo. Bella lì, bella, ciao raga, ciao raga, ciao raga. Funziona tutto. Andiamo, 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 non perdiamo tempo. Ah. E vai, mitica serie SX. Leggi il contratto di licenza. Mamma mia, non c'ho voglia di leggere il contratto di licenza. Lo leggo per forza. Diciamo il tuo contratto di licenza. Ho letto il contratto di licenza, l'accetto. Ah, sentiamo i personaggi. Beh, ma non è che ci sia tanto da fare. Ah, sotto. Pacchettatore, guardileone, investigatore, con abilità. Inventore, capo, scout. Ah, puoi anche giocare come vicino. Macellaio, pagliaccio, ullala. Guardi, una bambina, nel corpo deve succedere dalle prese del vicino, un bambino forte che può trasformare più oggetti di chiunque altro. E famo questo, dai. Ok, come andiamo? Ah, ok. Ma tu vuoi dire che è solo online? Hai capito. Ciao ragazzi, benvenuti mitici. Ma sto gioco è solo online allora. Ciao, ciao psico mitico. Sto gioco è solo online. Eh sì, manca poco Horizon. Sì. Che spettacolo. Adesso devo fare un altro
post su YouTube, Twitter, Instagram, TikTok, Twitch, bla 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 bla, della mitica schermata iniziale di Horizon. Mancano 5 giorni, 14 ore, amico mio. Mamma mia, non vedo l'ora. Non vedo proprio l'ora, ragazzi. Che roba. Che roba. Allora, questo che cos'è che è? Allora, andiamo avanti. Devo purtroppo lasciare acceso la cosa per la chat. E che cosa ci faccio con una mela? La lancio? Allora, questo gioco io volevo... In realtà non so nulla. Ma dove sono andati gli altri ragazzi? Ah, c'è la porta. Ok. Allora, vediamo se è scritto altro. No, ma davvero un gioco così? Mi aspettavo qualcosa di meglio, ragazzi, anche con la storia magari. Invece è proprio un 4 contro 1 la DBD. E bisogna fuggire, eh? Penso se sono in alto. C'è rimasto solo lui. Pallosissimo. Uscire, non ho capito. Io sono morto. Ok. È possibile uscire dalla partita senza penalità. All'inizio non è proprio dei migliors, dico la verità. Ok, allora vediamo un attimo. Bambino, io ho solo la luce.
si faccia questa luce? Porca miseria! Cosa qui? Aria! Sono scappato. A lui ha 13 minuti per prendermi. O bisognerà far qualcosa? Che cazzo bisogna fare? Indica la posizione della chiave. Ma che cazzo stai di? È un po' strano sto gioco, eh? Ma c'è scritto uno sulla chiave, quindi sarà... Al cazzarola, fanculo del proiettato, che bonito. E cosa devo fare io? Mamma mia, che gioco da panna minchia. Ma... un pezzettino, poi skippiamo, ne facciamo un'altra, perché io vorrei capire loro che cosa fanno, se scappano davvero e basta. E questa la... è un po' forse la DVD, eh? Day by day, day by... Oh, preso! Ma come fa uno? Si è preso tutti? Si è preso tutti? Ma ci sarà un altro modo? Perché tanto non c'entra assolutamente nulla come e chi prendiamo, non si capisce un cazzo, o come direbbe qualcuno che non dice le parolacce, un Kaiser, no? Alla capis un cazzo, capisci? Dai, ciao ragazzi, benvenuti mitici, stiamo provando questo gioco interessante su il pass della Microsoft con la mia Series X. Mi raccomando, interagite, fatemi sapere che ci siete, mettetemi un ciao, ciao raga, così almeno vi rispondo dal cellulare. Oggi voglio trasmettere anche Dim Light dalla PlayStation 5 su Twitch, ragazzi, eh? Oggi è giornatina Twitch, voglio prendere la filazione se riesco. Oggi è giornatina di giochi, sto provando questo gioco qua, facciamo ancora un po' perché sinceramente devo riuscire a capire. Allora, due partite che ho fatto, sotto le sembianze di un bambino. Ah, perfetto proprio, diciamo il top. Allora, no, questo io direi di non... Ok,
questa non si deve fare. Ah, è accesa sta roba lì. Ah, qui è la 1, quindi bisogna cercare la tessera. Ok, cerchiamo questa tessera. Niente. Niente. No. Nulla. Mi stava venendo uno sgheffone, era il tipo lì. Uno sgheffo che è uno spavento. Allora, a movimenti è lento. Il vero problema è che il cattivo sembra uno di noi. Allora, io ho capito, intuendolo, che praticamente bisogna entrare da sta cazzo di porta 1, trovare la tessera, è per quello che tutti stanno cercando sta tessera, prima che arriva... Sì, ho capito, una volta che io prendo questo, che cosa cazzo ce ne devo fare? In realtà ho lanciato via la roba, mi sa, eh? La lampada che serve. Lui lancia e basta. Lui lancia. C'era una porta segreta. Teletrasporto. Dove cazzo sono andato? E sono ritornato qua. No. Sì. Grande! Ha aperto la porta al tipo, bravo! La chiave, raga! Per cosa? Non lo so, ma è una chiave. Due chiavi, raga! La chiave della porta 2, amici! Sì, ma il fattore che non si può... Io non ho proprio visto la 2, eh. Adesso che ho la chiave vedrete che arriva qualcuno. Avete visto? Non c'è niente. Non c'è la 2. Thank you.
Beh, a parte che bisogna. Capire un po' il gioco, eh. Io credo che non lo sappia nessuno come funziona questo gioco. Anche questo c'ha le cose lì, va. Alla fine non apre più di cassetti. Ciao ragazzi, mitici! Chi è arrivato? Chi è arrivato? Ciao Bragali! Ciao! Mitica! Mitici! Ciao ciao ciao! Come state amici miei? Allora, questo gioco è interessante. Però non sta capisci un cazzo, nel senso che... Ok, dobbiamo scappare. Il tipo non è ancora arrivato. Io ho una tessera 2, ma non ce la porta 2. Io ho... Oh my god! Dove sono le chiavi e le tessere? No, le ho disperse in giro. Ma che cos'è? Ma che cos'è? Una barretta. No, ho perso... Ah, ok. La chiave e... un martello. E forse il martello potrebbe servire a darglielo sul crapone, però... C'era un'altra chiave qui, dai, sei serio? Vabbè. Allora, io ragazzi non li ho visti. Sì, ma continuano ad aprire la stessa porta. Perché c'ho sta schifezza? Che cosa è successo? Ho schiacciato X. Ero io il pagliaccio, il bambino. Non so che cosa succede, raga. Che cosa è successo? Si è buggato. Si è bloccato. Dai, ma non ti puoi bloccare. Ma no, ma che gioco è? Ero io il... Dai, che voglio ammazzarli! E rientro, vediamo se mi fa vedere l'immagine. Ma no, una volta che ero io il pagliaccio. Dai, dai, questa partita sarà infinita. È buggato, raga. Non ci credo. È buggato sto gioco. Bughilandia. Allora, io vi dico la verità, io volevo prenderlo per... Ragazzi, qua si è buggato, aspettiamo 10 minuti che finisce oppure faccio una bella cosa tipo questa. Allora,
praticamente, vediamo cosa ha scritto. Ah, grazie. Allora, adesso te lo dico subito. È un gioco praticamente che devi scappare dal vicino, che il vicino è molto cattivo, ok? E prende tutti i bambini ed è un cattivone, no? Solo che uno non credevo che era solo online, tipo DBD, no? Quei giochi tipo 4 giocatori contro uno che fa il cattivo. Secret Neighbor si chiama. Secret Neighbor. E visto che l'ho preso dal mitico pass della Xbox. Ok, è impossibile, ragazzi, si è buggato che non funzionerà mai più. Sto schiacciando A, ma non sta facendo assolutamente niente. Ciao ragazzi, benvenuti mitici. Mitici, iscrivetevi quando siete dentro, eh. Ciao. Così vi posso rispondere, mitici. Allora, tra pochissimo andrò in live con Dying Light 2, ragazzi. Andiamo a ammazzare zombie. Qui io non riesco a capire perché il gioco non mi fa entrare. Sto schiacciando A. Oh. Sentite quanto schiaccio là. Si è buggato. Buggatissimo. Carichiamo. Sì, allora io volevo comprarlo per la PlayStation ieri, è in offertozza, no? Perché questo gioco comunque è compreso anche nel Now. Stamattina sono venuto qui, no, in realtà ieri sera, e me lo sono trovato dentro nella mitica offerta del Pass Ultimate, me lo sono trovato dentro e sinceramente me lo sto giocando stamattina. Non si capisce molto, l'unica cosa che ho capito è che è un tipo di BD, siete in 4, 5 giocatori, uno fa il boss, che è il vicino cattivo, e gli altri fanno. Forse adesso funziona, raga. E gli altri fanno. Scappano. Bisogna scappare da lui in 15 minuti, mi sembra di aver visto il tempo. Non ti deve catturare. Basta, tutto qua. Fatto comunque bene, non è, le partite partono subito, avete visto però. 4 partite, adesso mi si è appena buggato, che non, ero io penso il cattivo, ma incredibilmente non mi faceva cambiare personaggio e quindi c'è poco da fare, no? C'è poco da fare. Interagite ragazzi, iscrivetevi quando ci siete, mandate almeno un saluto così vi posso salutare in diretta. Mitici. E niente, praticamente quando sono solo bambino stavolta, non so se nell'angolo a sinistra vedete. Prima avevo anche la possibilità di essere lui. Infatti non arrivava lui, non arrivava mai. Stavo dicendo, ma come mai non arriva lui? Ero io cattivo. Non l'avevo visto. Adesso ci farò più caso, perché probabilmente potevo vincerla. Erano tutti lì, erano. Allora, ho già capito che facendo così non si accende la lampadina. La lampadina si accende in un altro modo, che non è questo, che non è neanche questo. Che non è neanche la X, che non è neanche, e non so. Oh, questo qua sotto. Oh, che ho acceso la lampadina. Però se accendi la lampadina ti fai vedere. Noi siamo tutti bambini. Sì, dai, raga, bisogna cercare la roba, però. State lì così. Okay. Bisogna
cercare la tessera per poter aprire. Purtroppo non conosco nessuno qui in questo gioco e non ho la possibilità di poter parlare con nessuno, quindi è tutto più difficile, no? Perché chiaramente non puoi. È già arrivato. È già arrivato cattivo. Prima la partita era durata tantissimo perché in realtà cattivo ero io, quindi non sapendo che ero io cattivo andavamo avanti così a un soldino. Bisogna prendere le tessere, bisogna prendere altre cose. Io prendo questa macchinina perché mi piace un sacco. Sì, però noi ragazzi ci rinchiudiamo tutti dentro la stanzetta. Quando arriva il cattivo, ci massacra. Come si va al piano sopra? Ah, questo non l'avevo visto ancora, eh? Questo non l'avevo visto. Ho fatto un'ora, quasi un... Quanto abbiamo fatto? 32 minuti a aprire i cassetti. Ok. Vediamo questo cassetto qui. Ah, è su più piani. Io non vorrei che adesso arriva il cattivone di turno e prende proprio me. Dappertutto. Beh, un martello è sempre comodo secondo me. Facciamo la luce perché non si vede in cazzo. Oh, che ho trovato la porta 2. Prima avevo la tessera numero 2 e non sapevo dov'era, adesso so dov'è. Bisognerebbe aprire la 1. Ma non c'è mai un cazzo sti robi, eh? No, ma non c'è sta macchina che non serve un cavolo. Ah, io tessere non ne ho vista neanche una, sinceramente, eh. Oh, addirittura la 3. Ho trovato tutte le porte per poter uscire. Continuamente un sacco di schifezze. Dov'è la mia lampadina? Ma vogliamo chiudere sta porta o no? Dai ragazzi, io lo so dov'è la... le porte. Sono le
schiavi che non ho capito che cosa fanno. Ok ragazzi, tra poco andiamo su DVD, su scusa DVD. Andiamo su Teen Light, raga. Sono andati ragazzi. Aperto qualcosa. Teletrasporto. Però non funziona. Trasporto non ho mica capito come funziona comunque. Non so, mi vuoi dire che li ha presi tutti? Io vorrei finire una partita in vittoria e... Ah beh, ma scompare, appare così. Ciao. Dai, allora, facciamo l'ultima partita, tanto per provare, ma è veramente tosto, nel senso, come fai a... Proviamo come lui. Dai, facciamo lui vicino. Ah no, no, sei tu a decidere. Lo siamo noi a decidere chi siamo. O forse sì. Io volevo fare il boss adesso, ma... Ok, è uno, io non sono, eh. Tutti qua a cercare. Non c'è niente. Ok, qua c'è la prima, perfetto. Mobile un po' tutto storto, eh? È molto buio questo. Oh mio Dio. Oh mio Dio, siamo già fuori. Ok. Oh, che bello.
Questo è tipo un omino della Lego. Beh, è fatto come un omino della Lego, ma non è Lego. Oh! Cazzo, ho preso la chiave della 1, ce l'avete già presa. Ciao Leone! Mitico Marco Drano, se vero hai ragione. Ciao ciao Leone. Questo è un gioco un po' particolare, è la DBD. Sì, e che cazzo fa? Usa. È la DBD, sono quattro persone. Che scappano dal mostro. Il mostro adesso si può trasformare in uno di noi, quindi io la vedo veramente, veramente dura. Anche perché più che altro, vedi, qua ce ne sono due che sono identici. Potrebbe anche essere uno di loro due, no? Aspetta che gli altri si allontanano e ti sega. Quindi questo potrebbe essere il mostro che fa finta di... Oh, un'altra tessera 1. Perché me ne faccio di un'altra 1? Voglio il soldino. Ah, aspetta, vediamo cosa ha scritto il leone. Grazie. Mitico, lo conosco. È di Hello Nightborn. Sì! Ah, lo conosci? Ti piace come gioco? Ma che cos'è? Un personaggio famoso? O una serie TV, qualcosa? Un cartone animato? Io voglio quella moneta. Adesso. Ok, ho due uno. Fammi vedere cosa ha scritto. Allora, no, è un gioco, questo è come DVD, sì, infatti, sì, infatti mi sembrava un po' la cosa di DVD, Leone. Ma che palle, ma cosa mi prendi di scatoli? Mi prendi sempre la roba che non voglio. Lasciami questa benedetta lampadina. Anche DVD alla fine della fiera bisogna solo scappare, eh? Ma no, ma non lo voglio prendere ste robe, ma che palle! Dov'è la mia lampadina? Ok. Là bisogna fare i generatori però. Minecraft, figo. Anche DVD bisogna solo... scappare, però là bisogna sistemare i generatori per poter poi uscire. Questo è un cattivone o sta a cercare? Quello mi dà l'aria di essere cattivo, eh? Qui è già stato aperto tutto, raga. Sicuramente farà una brutta, brutta fine.
Oh. Io ho la scheda magnetica solo per entrarne uno. Porca. Eccoli. Raga, il 2, la 2, la 2. Dov'è il 2? Qui. Oh, cazzoni. Qui, ma non vedono. Aia, è lui il cattivo. Qui, cazzo, gliel'ho buttata per terra. Guardalo, guardalo. Sarà lui allora, cattivo. Sta sparando con la... Potremmo girare per 5 minuti comunque. La partita quando finisce sullo zero dovrebbe essere vinta, no? Io giro in tondo, sicuro al nostro. Devo ricordarmi. Devo ricordarmi di dov'è la porta 2. Oh, via, via. Devo scappare. Dai, che forse è l'unica che vinciamo. Bisogna salire forse e cercare la porta 2, perché io ho con la chiave magnetica della porta 2, ragazzi. Questo che cos'è? 3. Dov'è la 2? Cercare la 2. Stare attenti che è qui lui, eh. Forse è sopra la scala. Proviamo da su. Secondo me è da qualche parte qui, eh. Sì. Proviamo ad andare al secondo piano.
2, 2, 2, 2. Chiave magnetica e L2. Cerchiamo dentro adesso. Io direi di chiuderla. La porta, ok. Sì, subito il 3, subito il 3. Il 3 era giù da basso. Prima che arriva lo stronzo. Via, 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 che scappiamo. Attenzione. Ah, cazzo! Via, 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 via. Via, 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 no, nell'angolo. Incastrato nell'angolo. Porca miseria, raga. Mancava solo 2 minuti, non ci credo. Mi si è incastrato nell'angolo. Vediamo un attimo. Ciao, mitici. Mi si è incastrato nell'angolo, non ci credo. Cazzo, ha preso solo me. Ah no. 1, 2, 3, li ha presi tutti. Porca miseria. E sta partita avevo trovato il... Le avevo trovate tutte io, le tessere. Vabbè, dai, io volevo chiudere con una bella partita. Poi che questo cazzo è? Volevo chiudere con una bella partita vinta. Probabilmente se magari sopravvive uno... Vinciamo. Vediamo, dai. Tanto manca 1 minuto e 50. Non ti chiudere dentro negli angolini, cavolo. Vai dentro lì, poi se arriva lui, ce la fai. Dai, ma cazzo, come gioca la gente? Scappa. Dai, via. Bravo. Che cazzo c'hai in mano? La tira via e metti... Corri, che se corri Forest non ti prende. No, negli angoli, ma perché andate negli angoli? Anch'io prima mi sono inficcato nell'angolo. Via, via da qui. Madonna, sto minuto è infinito. Perché rimane nell'angolo? Non c'è niente, non si può rompere i muri sto gioco. Dai, via! Ah, probabilmente... Vabbè, questo che sta nell'angolo è ridicolo. Probabilmente non... Se non usciamo dalla 1, 2, la porta 3, non... bravo, fatti anche vedere, ne? Ma la chiave di cosa? Li vedete ragazzi, eh? Li vedete sempre nella chat. Ma la chiave di che cosa? Vediamo se abbiamo vinto. No! Vince sempre... No, bisogna per forza uscire. Quindi anche se non scade il tempo, non c'è niente da fare. Allora ragazzi, facciamo l'ultima, che poi voglio andare su Day by Light, ok? C'era scritto leone, vediamo. Ah, è vero. No, non ne ho vinta una, raga, non ne ho vinta una. Fantastiche. Eh sì. Sono le live fantastiche. Ok, sta caricando.
L'ultima, ragazzi, poi andiamo su DVD, eh? Sta scrivendo una cosa. Dai, dai, dai. Neighbor. You're the neighbor. Allora, l'inizio è allora, dai, vediamo un attimo di riuscire a... Oh, grandissimo Zane Boy. Giochi un attimo tu, Zane, che devo fare qua una cosa col telefono. Oh, saluta i nostri amici. Un po' alto la voce, amore mio. Ciao. Ok. Sto giocando Zane Boy adesso, raga. Devo fare una cosa qua col telefono. Commenta anche, che devo, sono, io sono un po' più alta la voce, amore mio, se no non sentono i ragazzi. Allora,
se... Sì? Ok ragazzi, bisogna cercare... Che cosa stiamo cercando adesso? Un po' di cose. La 2, non abbiamo ancora fatto la 2, eh? Caspiterola. La 3. Prima abbiamo... la 3 non serve a niente senza la 2. No, 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 così. Non si può lanciarsi. Vabbè, allora questi non la vedo. beh, allora lanciati quante volte vuoi.
Grande! Vedi di aprirlo! Se vado alla porta lo stesso. Qual è la porta? Adesso c'è l'ansia della porta. Solo 3 minuti. Cazzo, no, la però non si muore, quindi si può fare. Dov'è la porta? Te lo ricordi? Quasi riusciti a vincerne una. Ha ammazzato tutti. Dai, rifamo l'ultima. L'ultima veloce, ok? Poi basta. Allora, ti dico che non mi piace la formula di BD. Volevo magari una roba un po' più gioco, ok? Però cazzo, non è male, eh? Cioè, ti prende dopo un po'. Alla fine bisogna solo scappare e trovare la roba. Cacchio, ma questi... Allora, in 5 partite non abbiamo mai vinto, eh? Mai. Eh sì. Perché, ecco perché c'era quasi una porta aperta. Eh sì, all'inizio è così. No, davvero? Questa partita è durata...
ragazzi, dai. Diciamo che andiamo su in light adesso. Abbiamo fatto una bella giocata a questo gioco che comunque devo dire che secondo me non è male, non è niente male. È un po' particolare, è un po' così, però vi dico la verità, non è male, non è male. Va bene, dai ragazzi, noi con questo gioco ci vedremo più avanti. Adesso andiamo in live con D-Live 2 e ci vediamo alla prossima live. Mi raccomando di seguirmi su YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Twitch, Discord e Pinterest. Mi raccomando, la cosa più importante qui su Twitch, entrate nelle mie live, commentate, segnalate tutte le varie faccende di gioco, mi date una mano a giocare, facciamo delle belle chiacchierate insieme. Attivate la campanellina, un mi piace, commentate e mi raccomando portate gente sul canale, sia su Twitch che su YouTube. E soprattutto i video, tutte le cose che saranno qui su Twitch, io poi le esporterò su YouTube. Quindi poi troverete nel mio canale YouTube tutte le live, tutti i video, tutti i tutorial, tutti i platini, gli achievement, tutte le cose che faccio salvate su YouTube. Ciao a tutti amici, alla prossima. Ciao 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 ciao.